mezzo chilo di farina, 1, più o meno 4 grammi di lievito fresco, 350 di acqua fresca. Ora sbriciolo il lievito direttamente qui dentro. Potrei anche farlo sciogliere nell'acqua, però poi alla fine diventa una pastella che sporca tutto il coso lì, invece così è la cosa più easy. Poi io uso questo per mescolare, si può già iniziare a dare una mescolata, ma non serve a niente. L'acqua, adesso inizio ad amalgamare un po' il tutto. Guarda, qua è dopo un minuto, io faccio questi movimenti qua dal basso verso l'alto, schiaccio, dal basso verso l'alto, continuo così, questo un po' un casino col telefono in mano, però hai capito. Adesso continuo per altri 30 secondi. Alla fine viene fuori un impasto del genere che vado a coprire con questa cuffia. Quindi ce la metto e la vado a mettere in frigo. Adesso la metto in frigo che sono le 7, 8 meno un quarto più o meno, fino a domani mattina. Il giorno dopo, a qualsiasi ora del mattino, prendo. Qui ho messo un po' di farina perché adesso ti faccio vedere. È così, questo qua è un tipo 2, ma puoi usare qualsiasi tipo di farina. C'è una roba del genere. Io ho messo un po' di farina per evitare che si attacchino. Può anche non è obbligatorio. Così. Praticamente si chiude. Non rimetto la nocciola, rimetto questo e si rimette qui. Adesso si rifà in pausa pranzo. Ora lo tiro fuori dal frigo. Qui ho sempre messo della farina. L'impasto è questo adesso, è diventato così. Lo metto di nuovo lì sopra. Ora che qui faccio come prima, lo allargo un po' e poi lo richiudo, quindi su se stesso. Lo faccio un paio di volte. Una volta fatto lo prendo, lo rimetto qui dentro, questa volta con uno straccio con un po' di farina. Poi ne metto un po' anche sopra. Chiudo. Rimetto questo e lo lascio lievitare, questa volta fuori dal frigo fino a stasera. Ora vediamo com'è lievitato. È più grande e lo trasferisco qui sopra. Questa è una pala con una di carta forno. Adesso glielo rovescio un attimo, vado a togliere questo, voilà, e è grande così per capirci. Adesso lo lascio qui per un'oretta più o meno, così
Lievita ancora un pochettino. Ora è quasi a posto, nel frattempo accendo il forno, lo metto al massimo. Mattarelli. Aspettiamo ancora giusto il tempo che arrivi in temperatura e poi lo inforno. Ok, arrivato in temperatura lo metto a 220 e andiamo in forno. L'ho infornato, adesso imposto un timer a 40 minuti. 40 minuti, partito. E Google stop. È a posto. Allora adesso spengo. Tiro fuori. E voilà. Adesso io ho dimenticato di tagliarlo, di fare una croce qui prima di infornarlo. Infatti si è spaccato sotto così. Non fa niente, è solo estetica. Però, giusto per dire. Adesso lo taglio. Lo taglio, metto i guanti perché è bollente. Con la tipo 2 come queste non vengono i buchi tanto grossi, le alveolature tanto grandi, però dovrebbe essere più saporito.